La materia oscura non esiste? O almeno come la pensiamo noi. Nuova ipotesi sulla materia oscura. Gli scienziati sembrerebbero aver trovato una soluzione ovvia alle anomalie gravitazionali che si osservano nell'intero universo, semplicemente introducendo una nuova popolazione di esopianeti fluttuanti. L'ipotesi tradizionale è che la materia oscura sia composta da nuove particelle ancora non rivelate che si trovano attorno alle singole galassie per spiegare le curve di rotazione. Ma queste anomalie potrebbero essere spiegate anche con questa nuova ipotesi. Questo nuovo studio infatti dimostra che, ipotizzando l'esistenza di questi esopianeti, le anomalie gravitazionali sarebbero compensate. Si stima che ci sia per ogni stella nell'universo almeno 100 migliaia di pianeti che vagano liberi. C'è da dire che esisteva già l'ipotesi che la materia oscura fosse formata da macho, ovvero oggetti non luminosi come pianeti, nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri, ma finora questi oggetti sembrerebbero non essere stati sufficienti per spiegare la totalità della materia oscura richiesta, a meno che appunto non si aggiunga questa nuova componente finora sconosciuta agli astronomi. Tuttavia, lo stesso giorno è uscito un articolo in cui alcuni scienziati dichiaravano che gli esopianeti non esistono, anzi quest'altro studio sostituisce l'esistenza degli esopianeti con delle stelle quadrate, che possono riprodurre con precisione i fenomeni osservati che ci inducono a credere nell'esistenza degli esopianeti, come ad esempio le curve di luce delle stelle attorno a cui questi pianeti orbitano. Nell'archivio NASA ci sono circa 5300 esopianeti scoperti, ma gli autori affermano che la fretta di confermare queste scoperte ha trascurato ipotesi alternative, portando il consenso scientifico su dati però insufficienti. I fenomeni che ci portano all'esistenza di esopianeti potrebbero essere risolti introducendo stelle di questo tipo. Notate che anche sullo sfondo le stelle hanno una forma quadrata. Pesce d'aprile?